Bentornati al nostro appuntamento. Oggi parleremo di diritti che spettano alle famiglie del pensionato o dell'assicurato che vengono a mancare. Vediamo le categorie di pensioni che esistono nel nostro ordinamento. Abbiamo in primo caso la pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità spetta qualora la persona che viene a mancare sia già titolare di pensione o abbia già presentato domanda di liquidazione. Invece la pensione indiretta è quella pensione che spetta agli eredi dell'assicurato che abbiano però almeno 15 anni di contributi versati oppure 3 anni nell'ultimo quinquennio con un totale di 5 anni di contributi versati. Quindi possono esserci anche delle situazioni con pochi contributi versati che danno comunque diritto a una pensione indiretta. Ricordiamo che in alcuni casi c'è anche l'integrazione al trattamento minimo, per cui anche una pensione bassa può avere un importo discreto. Andiamo a vedere quali sono le categorie di soggetti a cui spetta. Spetta al coniuge, anche se separato legalmente, anche al componente superstite dell'unione civile. Questa è la riforma del 2016 che ha introdotto l'unione civile nel nostro ordinamento e che ha effetto anche ai fini della pensione di reversibilità. I figli, ovviamente, e gli equiparati, fino all'età di 18 anni o, se seguono un corso universitario, fino all'età di 26 anni. E poi, in mancanza di coniuge e figli, i genitori dell'assicurato che abbiano meno di 65 anni. Quindi sono tante le categorie che possono avere diritto. Vediamo qual è l'importo. Innanzitutto l'importo parte da quella che è la pensione che spetta o che sarebbe spettata all'assicurato. Sul calcolo che viene fatto sulla pensione spettante o che sarebbe spettata vengono operate delle riduzioni a seconda di quella che è la situazione della famiglia. Quindi spetterà al 60% per il coniuge senza figli, all'80% per il coniuge con un figlio, fino ad arrivare al 100% con il coniuge con due o più figli. In caso di altri soggetti presenti ci sono ulteriori percentuali di riduzione. Come si presenta la domanda? La domanda si presenta nei metodi ordinari, quindi possiamo presentarla direttamente con un PIN dispositivo che si può ottenere presso tutte le sedi sul sito INPS dell'istituto o recandoci presso un ente di patronato per la opportuna assistenza. Arrivederci, alla prossima puntata.